fai una chita bulata, perché stamattina la faccio male a Sor Paola. Ah, sì? Sì, faccio male a Sor Paola e la mi dice, siete c'è la schedò, potete venire dal Don Vito perché dobbiamo organizzare il 25esimo di matrimonio del Don Luigi. Ma scusa, guarda che Don Luigi è un amante dell'arte. Ah, certo, lui mi piace tutti i rodati e le anche arrabbiate, perché vi altri due sapete che chi è la ciarella ha portato via un quadro, ma un quadro, ma guarda, un quadro, ma proprio da quei proprio bei, ma proprio un quadro, l'aveva pitturato, ti pensa, al brigantino. Un ciarlasca, su nostra tacere, però al brigantino, guarda che lei, l'allievo dal Bramante. Allora si chiama Bramantino, no brigantino. E mi sono vista il quadro all'Hitler, chi è la ciarella? Le sparì. Come le sparì? In dal 1915 le sparì dalla ciarella. E adesso si indole, è riapparso nel 2018 agli uffici di Firenze. Negli uffici di Firenze, tu è là. Uffici? E di uffici. Che uffici? Che uffici? Sarà gli uffici. Trovo una squadra, la porto un via e la regalo a Don Luigi. E non per regalo. Ma se per no, fai sì. Ma no, scusa, mica, sentami là. Tanto il quadro è un bel quadro, ma sarà in sì. Lui me la rotolo, mi me la metti su da chi tanti rotoli hanno tanti, tra la nascondo e me la porto a casa. Ma mattina ci apriamo il pullman, andiamo alla stazione centrale, fermo il biglietto, il primo treno, o l'Italo, il Freccia Rosso, quel che è, la ci apriamo e andiamo a Firenze. O no? Sì. Questi sono gli uffici due che ti quadra? Ya, questi uffici di Firenze. Voi proseguite il percorso e trovate stanze e sale con meravigliose opere d'arte. Ma se volete vi accompagno. Grazie. Signore, a voi la Venere! La conosci questa chi? Questa chi è la Venere del Bottinelli? Sì! Questa famosa Venere di Botticelli, conosciuta anche come Nascita di Venere, e rappresenta l'arrivo, l'approdo sull'isola di Cipro da parte della famosa dea dell'amore e della bellezza. Ma io conosco questa famosa Madonna in trono con Bambino e otto santi. Ma allora voi siete di La Chiarella? Questa opera del famoso pittore allievo di Bramantino. Anzi, lui Bramantino, allievo di Bramante. Ma lì, come è che si chiama? Io sono sovrintendente belle arti di Uffizi di Firenze. Mio nome Franz Dottor Scholl. Come Franz Dottor Scholl, in qualità di sovrintendente per le arti Uffizi di Firenze, faccio dono a lei e sua parrocchia di raffigurazione di Madonna con Bambino. Dopo, che il cugino, un uomo sta chieto, figlio. Questa è riproduzione su tela. Su tela.